Un caloroso saluto da parte di Pierluigi Pardo. Siamo al Santiago Bernabéu di Madrid, per noi italiani ovviamente. Non è uno stadio come tutti gli altri. Il profumo di Spagna 82, del mondiale vinto dagli azzurri. Questi sono gli uomini di partenza per il Real Madrid. Si presentano con tre attaccanti oggi, di cui due larghi sulle fasce e uno come riferimento al centro, dunque 4-3-3. Chiara la loro intenzione di giocarsela a viso aperto, lo spettacolo dovrebbe guadagnarne. Puntuale la grafica che ci mostra lo schieramento di partenza dei francesi. L'allenatore si affida oggi al 4-5-1, almeno in partenza, ma di fatto potrebbe trasformarsi in un 4-3-3. Pier, cosa ti posso dire? Io vado a prendermi un caffè, hai detto tutto tu. Cross raccolto facilmente dal difensore. Mendy. Dembélé. Kanté. Puntuale qui il difensore nel recupero. Cristiano Ronaldo porta palla. Manovra interrotta dagli avversari. Pogba. Gareth Bale. Palla vagante adesso. Viene chiuso. Bene qui il difensore che ha costretto l'attaccante all'errore. Modric. Isco. Marcelo. Occhio alle sovrapposizioni. Pallone interessante. Toni Kroos. Asensio. E c'è subito dunque calcio di punizione. Nessun problema con l'uscita del portiere. Ferma l'azione. Cristiano Ronaldo! Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati. Avanti dopo pochi minuti. Partenza lanciata la loro e vedremo se ora continueranno a premere sull'acceleratore per sfruttare il momento favorevole o se tireranno un po' il fiato. Cucchiaio perfetto. Direi nulla da fare per il portiere. Il Real Madrid dunque può adesso gestire e in vantaggio si riparte. Kanté. Pogba. Palla nuovamente in possesso. Dembélé. Kanté. Mendy. Matuidi. Francia che si avvicina alla zona d'attacco. Dembélé stava quasi per segnare da posizione impossibile. Aveva sorpreso un po' tutti decidendo di calciare da lì, non me l'aspettavo nemmeno io. I legni della porta hanno fatto il resto impedendo alla palla di entrare. Bale. Ottimo il dribbling di Ronaldo. Pallone che finisce in angolo. Calcio d'angolo corto. Cross. Ottimo intervento. C'è spazio per andare. Occhio alla rimessa per il Real da posizione interessante. Marcelo. Kroos. Marcelo. Attenzione a CR7. Prova CR7, occhio al tiro. Ed è gol, determinante la deviazione della traversa. Ha trovato il gol con una conclusione che è finita in rete dopo aver sbattuto contro la traversa. Qualche centimetro più su e la palla non sarebbe entrata. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Asensio va via di fisico. Isco. Carvajal. Ci sono metri a disposizione. Perde palla. Pogba.
Antoine Griezmann. Recupera il pallone con un intervento facile. Palla recuperata dagli avversari. CR7. Bale. Recupera palla intercettando bene il pallone. Antoine Griezmann. Paul Pogba. Kanté. Pogba. Occhio, cerca l'area di rigore. Bale. Modric. Marcelo. Cristiano. Intervento tempestivo, interrompe l'azione di Cristiano Ronaldo. Arriva la segnalazione di fuori gioco per Gareth Bale. Matuidi interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Dembélé. Carvajal. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Prova Cristiano Ronaldo. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Modric. Pallone profondo per Cristiano Ronaldo. E c'è la conclusione. Ed entra in rete. Gol! Palla che rimane bassa, trova l'angolo giusto, trova la zona giusta e arriva il gol. È una grande soddisfazione per lui con la doppietta che conferma le sue straordinarie doti. Con questa rete aumenta ulteriormente il proprio vantaggio. Gareth Bale. Nessun problema per Lloris. Paul Pogba. 2 minuti di recupero segnalati dal quarto uomo. Dembélé. Occhio al pallone per Pogba. Difesa un po' in difficoltà qui, non riesce a spazzare. Bale. Occhio al suo movimento. Fallo e dunque calcio di punizione per il Real. Kroos. Occhio al traversone. Attenzione a Bale. Attenzione perché Modric è solo. Recupera un gran pallone. Palla ancora in gioco, pericolo. Arbitro che manda. Partita finora a senso unico, vediamo se il secondo tempo cambierà il canovaccio della gara. Toni Kroos, il Real Madrid supera la metà campo. Kanté. Dembélé. Ci sono metri a disposizione qui per i francesi. Matuidi.
sale Griezmann, risolve problemi, grande intervento Pogba, ottimo tempismo, era una buona idea. Numero di Pogba, intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Chiedo a Stefano Nava un giudizio su Cristiano Ronaldo fino a questo momento. Se la sua squadra è in vantaggio lo deve soprattutto a lui, ne ha fatti due nella prima metà di gara e occhio a Cristiano, i legni della porta negano il gol all'attaccante, sfortuna o errore Stefano? Direi un po' tutti e due Pier, beh, poteva fare sicuramente meglio, è anche vero però che la cattiva sorte ci ha messo del suo, Griezmann, Dembélé, Antoine Griezmann, Matuidi. Prova a salire la Francia. Kanté. Varane. Ecco Pogba. Facile qui la parata del portiere sulla conclusione da fuori. Carvajal. Lo ferma ma non controlla. Matuidi, Pogba, Mendy, palla molto interessante, facile la parata su questo colpo di testa. Conclusione troppo debole per creare problemi al portiere, troppo facile. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Carvajal, Marcelo, stanno vincendo, fitta rete di passaggi, non hanno ovviamente molta fretta. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Bale. Isco. Cristiano. Si alza la bandierina. Tutto fermo. Lo scatto era perfetto. Forse con un istante d'anticipo. Aveva gustato. L'occasione importante, ma non aveva fatto conti col guardaline. L'allenatore mette in campo un altro attaccante, evidentemente vuole chiudere i conti in anticipo. Fekir. Occhio al suo movimento. Asensio. Benzema. Cristiano Ronaldo. Palla ancora per il Real, norma del vantaggio. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Modric. Cristiano Ronaldo. Punta l'area. Benzema. Benzema, attenzione! Grande intervento del portiere. Punto di battuta del calcio d'angolo. Palla toccata corta. Non è solo. Cross. Ottima lettura. Recuperano il pallone. Fekir. C'è campo per la ripartenza. Antoine Griezmann. L'idea in verticale di Griezmann. Fekir. Toni Kroos. Fekir. Portiere si spinge in avanti, abbastanza clamorosa questa sua iniziativa. Paul Pogba.
Siamo agli sgoccioli della gara, pochi minuti e onestamente tutto sembra deciso. Marcelo. Occhio all'avanzata della Francia. Fekir. Pogba. Pogba! Ha provato a giro, palla che è finita abbondantemente sul fondo. Sì, la conclusione non ha preso l'effetto voluto, ne è uscito fuori un tiro completamente sballato. Palla buona per Kanté. Attenzione, la palla è lì. Incredibile, il portiere se ne va, vuole fare tutto da solo. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Quarto uomo, esibisce il tabellone, 2 minuti di recupero. C'è la gita fuori porta del portiere che non accenna a tornarsene fra i pali. Guadagna metri verso l'area. Ecco il tiro. Punizione, da lì possono chiaramente essere pericolosi. Attenzione a CR7. Può avvicinarsi alla porta. Clamorosa l'uscita del portiere che forse esatto. Può far male da lì. E c'è il gol! Palla in rete! È riuscito a tenere il pallone basso, l'ha spedito in fondo alla rete. Nulla da fare per il portiere. Modo ideale per festeggiare una vittoria netta. Questo gol corona la splendida prestazione di tutta la squadra. Ipotizzare una rimonta a questo punto, insomma, è davvero fantacalcio. Soprattutto con questi errori da parte del portiere. Game over, finisce la gara. Con questi 3 punti riescono ulteriormente ad allungare in classifica. Era importante non perdere punti nei confronti delle rivali. Nessun problema con l'uscita del portiere. Ferma l'azione.